What's up YouTube? Sono Giuseppe Conte, questo è Makers at Work e oggi costruirò una morsa per trapano a colonna. What's up YouTube? Eccomi pronto per un nuovo video. Oggi voglio parlarvi di come ho costruito una morsa per il trapano a colonna, perché mi servirà in futuri progetti. E soprattutto una morsa è molto utile per rendere molto più precisi i vari fori da praticare, sia sul legno che sul ferro, soprattutto quando si utilizzano delle strumentazioni hobbistiche, tipo il mio trapano della Fox, che non sia il top di qualità, soprattutto nella precisione. Quindi ho riscontrato che nell'utilizzo di una morsa, montando dei pezzi sia in legno che ferro, si possono praticare dei fori molto più precisi. Ma prima di andare avanti col progetto, volevo come sempre ricordarvi che sotto troverete il pulsante di PayPal per una donazione. Queste donazioni sono molto importanti per il canale. Ora sono prossimo a fare anche altri acquisti, soprattutto per le donazioni, per rendervi dei video di qualità superiore, di contenuti di qualità superiore. Quindi andiamo avanti col progetto. Ed eccoci qua, questi sono all'incirca i materiali che ho preparato. Sono degli angolari 30-30 che mi sono avanzati dalla costruzione della piegatrice. Metto il link qui sopra se non l'avete visto, perché se non l'avete visto io mi arrabbio. Poi ho questi scarti, una barra filettata da 16, e ho comprato questi bulloni che qua non ci vanno logicamente perché è stato tagliato un poco a puntini puntini, e delle rondelle, queste hanno foro 17. Vedremo un poco come poter fare questo sistema. Quindi ora partiamo con la base del tubolare da 30-30, questo non è da 30, è da 35, scusate. Allora il tubolare qua, questo è 50, anzi gli farò 25-25. Sono pronto a creare l'incastro. Perfetto. E allora andiamo avanti, taffe che sono da limare. Allora, e la morsa prende forma, queste andando qua saldate, tutto saldato, e poi due angolari, uno fisso e un altro scorrevole. Quindi ora un altro passaggio è fare un foro da 16-17 che potrà far passare la barra filettata e saldarla qua. E qua dopo salterò un bullone di questi M16 così. Così io girerò e il sinistro indietro. Marco il centro dell'angolare di questa, di lunghezza è da 10. Quindi io marco 5. Così. Che bel 5 poi. Che precisione. Quindi è giusto al 5. E la metà. E di questo è 35, quindi sempre 17,5. Ecco qua, col punteruolo marca il buco e voilà, e si rinizia. Ok, e poi con una fresa conica, vi ricordate quelle che mi hanno mandato Bangut? Proviamola. Siamo a 12, quindi un po' più. Perfetto. Sono pronto per saldare.
logicamente saldo a filo. Quando si salda è meglio tenere il luogo ben areato, quindi alle mie spalle ho lasciato la serranda aperta. In più ho acceso sempre il ventilatore, questo me lo sono portato da casa, è un ventilatore vecchissimo che però mi butta i fumi fuori e lavoro con tutta tranquillità. Ora sono pronto per saldare la piattina da 10, così. E saldo i due bulloni in faccia alla piattina, così. Intanto la barra camminerà e mi serviranno come guida. Sto saldando a punti sia a destra che a manica per non riscaldare troppo il ferro, perché tenderà a deformarsi e quindi dopo la barra filettata non sarà più fluida nel passaggio. Ho saldato la piattina ad L e come vedete i due bulloni stanno saldati perfettamente, quindi la barra cammina agevolmente senza creare attrito. Devo saldare l'angolare qua da 10 perfettamente a squadra, quindi mi aiuto con la pinza a scatto. Ho appena finito di saldare l'angolare, questo qua con i due bulloni. Per ora ho messo soltanto due punti, casomai si deve smontare, e continuo con la lavorazione. Vado avanti montando pezzi punto per punto, così se c'è qualcosa da smontare con il flessibile faccio presto. Adesso monto l'angolare, questo fisso qua. Ho dato due punti sotto a quest'angolare e quindi sono pronto per montare questo, in cui la barra filettata andrà di fronte. Ora inizio a vitare. Ho appena saldato questo bullone, era uguale a questo, l'ho tagliato a metà e l'ho levigato così da creare una sorta di rondella. Ora metto l'altro angolare e giro, ecco, e blocco questo tassello così. Ho appena finito di saldare questi due bulloni, sempre M16. Ora userò una barra filettata da 12, però molto corta, e utilizzerò 4 bulloni per bloccarla. Tipo la costruirò la farò da una decina, andrà bene così. Ora sono pronto per saldare tutta la morsa. Ho messo solo punti, poi la levigherò e la vernicerò. E ora sono pronto a fare una prova. Vedete che passo slanciato che ha questa morsa. Che uniformità nel camminare. Dei semplici bulloni M8. Voilà. Questa lavorazione proprio per questo è molto importante, amici. Ecco qua. Perfetto. Secondo me con questo sistema mi devo costruire una dima per i fori a tasca, tipo Greg Jig Greg. Ed eccoci ragazzi,
La morsa è venuta abbastanza bene. Vi dico che quando si fissa al pianeta del trapano, comunque si riescono a fare dei fori molto molto più precisi. Io prima utilizzavo morsetti, pezzi di legno, invece così la vita lavorativa si è semplificata tanto e soprattutto è utile anche montarla al banco come una sorta di morsa. Perché non avendo una morsa montata al banco da lavoro mi è di grande utilità. Quindi questo, ragazzi, è un altro attrezzo immancabile nello shop, soprattutto la soddisfazione di costruirselo da solo. Quindi che dirvi, ragazzi, spero anche che questa volta il video vi sia piaciuto. Un mi piace è sempre gradito. Se avete qualche domanda da pormi per l'oggetto in questione, io sono a completa disposizione come sempre. E soprattutto per gli amici nuovi, iscrivetevi. Grazie per la visione, ciao!